per il cane questo, non è mio, lo giuro. Bene ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, bentornati con i vlog, bentornati perché sto facendo così, ben ritrovati in Trematutto, in questa tipologia di video, ben ritrovati in un video in cui parliamo faccia a faccia. Da parecchio tempo non facevo questo tipo di video e proprio per questo motivo, visto che è passato tanto tempo dall'ultima volta, vorrei parlarvi, dirvi un po' di novità, raccontarvi un po' di cose della mia incredibile vita. Ok, basta. Intanto io volevo farvi un riassunto di quello successo recentemente, ovvero magari alcuni di voi si staranno chiedendo: Fede, come è andata in Sardegna? Visto che molti che ringrazio, che ho già ringraziato, mi avevano augurato di passare una buona vacanza. Io rispondo dicendo che è stato fantastico, ragazzi. È stata una bellissima esperienza, anche perché ho avuto la possibilità di conoscere uno youtuber che alcuni di voi conosceranno, sicuramente più importante di me, parlo di Andrea Baglio. E devo dire che è una persona veramente fantastica, molto molto simpatico. Voi direte: ma la foto di solito non si fa all'inizio? Sì, ma in realtà noi l'abbiamo fatta l'ultima sera. Infatti qui, come vedete, avevamo appena appoggiato il mojito. No, vabbè, dai, sto scherzando. Quello l'abbiamo preso 5 minuti dopo. Però chiaramente non volevo parlare della Sardegna in questo video, volevo chiaramente però condividere con voi questa mia bellissima esperienza che ho passato, e quindi possiamo cominciare a parlare di quello di cui dobbiamo parlare. La novità, adesso dai, ormai ci sto girando attorno da un bel po'. Cambio casa, incredibile, cambio casa e sarà molto importante come cambiamento. Premetto che è stato un cambiamento, una notizia di cui chiaramente ho risentito perché è impossibile negare che non mi sia dispiaciuto inizialmente, visto che in questa casa ci abito dal 2008-2009. Ho tutti i miei amici qui alla fine, cioè non tutti, è la Madonna, non è che ho 5 amici, però Claudio, che è il mio migliore amico, abita a 300 metri da qua. Però alla fine, pensandoci bene, è un bel passo in avanti. Anzi, sono contento adesso mentre ve ne sto parlando che cambierò casa, perché questo sarà un vero e proprio salto di qualità per quanto riguarda il mio canale. Perché dico questo? Allora, io vi ho già fatto un tutorial della casa, vi ho già fatto vedere un backstage di come registro. Regà, è il disagio più totale. Cioè, magari no, però allora io adesso sono in camera mia. Io i vlog li faccio in camera mia. Un gameplay lo faccio giù in salone. E già questo non va bene, perché uno youtuber professionale non può registrare in salone. Mettiamo che una sera io devo registrare un video e ho anche abbastanza fretta, mia madre se vuole guardare televisione non si può fare. Quindi, chiaramente la situazione sarà diversa perché intanto la connessione, grazie al Padre Eterno, sarà decente, perché prenderemo un modem da mettere tutto allo stesso piano, al piano di sopra. E quindi vi farò comunque un tutorial della casa appena arrivato, perché è una casa molto bella, dotata anche di piscina della Madonna. E quindi niente, raga, famo i party, le peggio orge d'estate, anche d'inverno, i Babbo Natale party. Tornando alla parentesi YouTube, sarà importante. Intanto, scusate se continuo a fare così, ragazzi, ma non so cosa ho nell'occhio. Quindi procediamo. E ancora che mi dà fastidio, sci tua. Quindi, stavo dicendo che avrò tutto in camera mia, ragazzi. Il succo della situazione è questo: avrò una camera che adesso sto ancora pensando a come farla, ma comunque più o meno ce l'ho in mente, quindi poi ve la farò vedere. Ma avrò tutto lì, quindi televisione, computer, PlayStation. Mi organizzerò chiaramente bene, meglio di come sono organizzato adesso, con una connessione ottima, possibilmente non wireless, anche wireless, ma soprattutto per caricare i video. Con un cavo Ethernet, ragazzi, che ci mette assolutamente 10 minuti per un video di 20 minuti, mentre wireless, per quanto possa essere potente, minimo un'ora ci mette sempre, quindi poi dipende anche dalle varie connessioni. Ma comunque questo è un bel passo in avanti. E questo, ragazzi, attenzione, non è che succederà domani, succederà tra un mesetto più o meno, però adesso è ufficiale, quindi io ve l'ho detto in anticipo. Poi chiaramente sui vari social ve lo farò sapere meglio. Ma comunque, visto che è ufficiale, come ho appena detto, ve lo volevo far sapere già da ora, cosa succederà in quel periodo? L'unica pecca, l'unico rischio potrebbe essere che vi porti meno video, ma capitemi. Vi volevo anche dire cosa avverrà nei prossimi giorni, perché non voglio mettermi a parlare della carriera, perché già ne ho parlato lì. Però, premesso il fatto che a fine stagione con il Livorno finirà la carriera su FIFA 15, cosa partirà al suo posto? Allora, io e Rudy Zlatan
Abbiamo pensato di fare una nuova serie assieme, una serie che non vi spoilerò, ma che comunque vi piacerà perché è una bella serie. Ci è venuta questa brillantissima idea, a me è venuta perché, poraccio, cioè, mica può avere sempre lui le idee brillanti. E quindi poi vedrete. E sempre perché non so quando vedrete questo video, non so dirvi quando la cominceremo. Comunque vi dico che sto registrando il 19 e quindi la prossima settimana, per farvi capire, no? L'ultima settimana di giugno inizieremo questa serie e poi vedremo un po'. Penso che comunque sarà su tutti e due i canali, quindi raga, se scanniamo. Comunque, al di là di questa nuova serie che inizierò con Rudy Zlatan, riprenderò il cammino verso la prima divisione, verso la vittoria della prima divisione. Parlo di FIFA 15 sempre, parlo del Road to Division 1 che abbiamo accantonato dopo ben 5 episodi. Quindi ragazzi, proveremo a riprendere il nostro cammino verso la vetta delle divisioni. E vi anticipo che probabilmente lo riprenderemo dalla divisione 2. Tanto state tranquilli che non sarà facile, non durerà neanche poco, perché io sono tipo 10 stagioni che sto in divisione 3. Quindi è difficile, purtroppo è così, arrivo sempre lì per lì e poi non riesco a passare. Come vi ho già detto, l'anno scorso a quest'ora eravamo più o meno 300-400 sul canale ed era tutta un'altra storia. Io volevo fare un po' più come mi pareva, tra virgolette, sparire senza farvelo pesare di più. Adesso chiaramente non siete tantissimi, nel senso che poi vai a pensare a Dredd come deve gestire queste cose. Io comunque ho le mie quasi 3.000 persone che mi seguono e quindi me le gestisco come meglio mi riesce. Detto questo, ragazzi, non penso che debba aggiungere altro. Vi ho detto comunque quali saranno le novità del prossimo periodo, i cambiamenti, quello soprattutto della casa è il più importante. Quindi spero che abbiate seguito fino in fondo questo vlog, in modo che non ho parlato come un deficiente per 20 minuti, perché altrimenti, regà, cioè, no. Vi lascio in descrizione, come sempre, tutti i link. Vi ricordo di seguirmi su Facebook, Instagram e Ask. Noi ci vediamo nei prossimi video. Bella! Light of the world.